PAC, Tommaso Zanello, amico. Grande. Piotta. Con due T, come Abbate con due B. Con due B. Guardatelo, no. Sappiatelo. Sappiatelo. Ci incontriamo in quello che è l'unica, come posso dire, attrattiva di Monteverde Vecchio. Sì. Ossia il mercatino franchising. Improvvisamente vedo Tommaso al telefono. Esatto. E dico, che ci fa qua? Perché qui c'è spesso Tony, tuo collega Tony Esposito. Ah sì, non lo sapevo, non l'ho mai incontrato. Però Tony abita da queste parti. No, io abito a Montesacro, ci sono altri mercatini, però qua hanno sempre un sacco di oggetti carini e anche dei bei vinili, quindi ero venuto a vedere qualche disco. Ora è in chiusura, ma cerco di... Quindi c'hai il giradisco. C'ho il piatto, sì, ce n'ho due, uno a sei studi e uno a casa. Così piatto c'ho il doppio Torrens? No, lo sai che il Torrens io una volta lo buttai perché non andava più di moda e andavano quelli da DJ, no? Invece il Torrens come lo toccavi ballava. No, no, scusa, io stupidamente diciamo, buttai c'ho il Torrens. Ho qualche che... anno più di te e la litania era questa, piatto Torrens, amplificatore ma... Marantz, casse, Bose, puntina, Shure. Sure. Grande. E questo. Perfetto. No, papà c'aveva, infatti c'aveva il Torrens, quello di legno classico, bellissimo, che poi ha anche un suo valore ora. Poi c'aveva le casse Celestion, c'aveva un amplificatore Sansui, se ricordo bene. Sì. Le cassette JVC, ma bella, sì, argentone, così ottantone, con i tasti grossi, con i V-meter, fighissimo. E la radio no, perché dice no, si ascolta, quella l'ascolto in macchina, a casa solo vinili e cassette. E vabbè, il CD, il primo CD era il classico Philips, perché no... No, CD. No, un attimo. Le prime cassette era il Philips, quello col pollice che lo del 66. Sì. Quello lì, le prime cassette BASF. Le BASF, sì. Poi c'erano anche le versioni, poi le TDK un po' dopo. Sì. Le Agfa si chiamano quella. Agfa, sì. Poi lì entriamo anche nel mondo della fotografia, Agfa, Ferrania. Tutta roba che non esiste. Sì, tu di che anno sei, Tommaso? No, sono grandino, 73, me le ricordo. Il 73, io... No, ma sai fu che c'era il famoso, c'è cioè il piano B, no? E poi c'era il piatto B, che forse il piatto B era il Lenco, lo dico con rispetto. Il piatto Lenco, è vero, il Lenco. Era la versione un po' più economica, diciamo, del Torrens, era comunque di legno, e poi c'erano tutte le famose quattro velocità. Senti, ma invece tra le autoradio, sì, ce n'era autostraciato in questa discussione, sì, ce n'era una Vox che si chiamava il Mostro. Autovox. Il Mostro. No, non ce l'avevo. No, Autovox, Voxon. Ah, Voxon, che stava sulla Salaria. Non lo so dove stava. Sì, sulla Salaria. C'era questa grande pubblicità, sì, il Mostro. E tu dici, ma se mi sono fatto il Mostro. Io ne ricordo una di questa marca qua, però è più fine 80, c'aveva addirittura dei piccoli LED luminosi. In base alla potenza che, sì, poi generavano le casse, lui andava verso il rosso piuttosto che il verde. Senti, che stai fando? Allora, tutto un piano B, perché una c'è un evento pazzesco, una sinfonia, una bella sinfonia. Tu ne devi finire come Shostakovich, cioè a fare sinfonie. Sì, no, l'avremmo fatta il 20 aprile, Natale di Roma, un mega evento, 7 rap di Roma al Sistina, con tutti i pezzi rap rifatti in chiave sinfonica, con l'Orchestra Sinfonica di Roma. Chiaramente non si farà, o quantomeno per lungo tempo. Però sono uscito con un pezzo l'altro ieri che è un, diciamo, ho ripreso quel vecchio pezzo di Roma, vengo da prima valle, rifatto in chiave vengo dal Colosseo, declinato ai giorni d'oggi, allo stato di crisi della musica in tempi di Covid, perché vorremmo andare a suonare, ma chiaramente abbiamo il protocollo per le sante messe, ma non per le messe live. Quindi vieni dallo Spallanzani, si chiama. Vengo dallo Spallanzani. Tommaso Zanello, Piotta, un grazie, abbraccio, ti dai, voglio bene. Bella. Tutto il tempo mi ha avuto sto cazzo di ammucchina alle spalle. Lo sponsor, ringraziamo. Ringraziamo. Impennata in borsa. Il dottor Ammucchina. Sì, e altro.